Un saluto da Pierluigi Pardo e benvenuti a questo match con me, come sempre, Stefano Nava, a cui cedo subito la parola. Grazie Pier, non vedo l'ora che l'arbitro dia il fischio d'inizio e speriamo di assistere a un incontro emozionante, ricco di gol e spettacolo, come purtroppo non se ne vedono spesso nel nostro campionato. Pierluigi Pardo vi dà il benvenuto a questa sfida, tutte le emozioni del match tra Roma e Cagliari. Stefano, parlaci della formazione padrona di casa. Quest'anno puntavano alla Coppa, ma finora l'obiettivo sembra di fuori della loro portata. Devono fare qualcosa di speciale per tornare in corsa. Chissà che non la risolva proprio lui con una giocata, con un guizzo. Da tenere sicuramente d'occhio questo giocatore. Vorrà dimostrare che la doppietta messa a segno nell'ultima gara non è stata un caso. Si preannuncia una sfida davvero spettacolare con i difensori avversari. Vediamo la squadra titolare schierata dall'allenatore della Roma. Scendono in campo col 4-3-3 con due attaccanti schierati in posizione più defilata rispetto al centravanti. Un tridente importante, pesante questo. Potrebbe risultare decisivo alla fine nell'economia del match. Ecco gli 11 di partenza del Cagliari. Si schierano in campo col 4-4-2 più offensivo rispetto al solito, con i centrocampisti che devono dare una mano agli attaccanti. Credo che il tecnico voglia aggredire da subito la formazione avversaria sfruttando le armi a sua disposizione. Siamo a Roma, stadio olimpico, nel principale impianto sportivo della capitale. Pensa Stefano che qui i lavori sono iniziati nel 1927, ma a causa anche dello scoppio della seconda guerra mondiale vennero completati solo nel 1953. Per inaugurare lo stadio fu scelto di ospitare un amichevole tra la nostra nazionale e l'allora fortissima Ungheria. Gara che verrà diretta da Filippo Giacoletti. Primo pallone dell'incontro che è per la Roma. Strootman, Perotti, la gira bene, ha sui piedi il pallone del vantaggio, che gol, splendida rete, è riuscito a tenere il pallone basso, l'ha spedito in fondo alla rete, lunga da fare per il portiere, ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede, attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. C'è Pitelli. Borriel. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. C'è Pitelli. Isla. Cercano spazi. Padoin. E c'è subito questo intervento falloso. Cross che va a vuoto, palla alla difesa. Sala. Cambia di fronte l'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. È stato fermato dal difensore. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale.
Hanno gettato al vento questa rimessa, regalando il pallone agli avversari. Ci sono metri a disposizione. Opportunità! Sala! Efficace qui il portiere, che concede qualcosa anche ai fotografi. Qui vediamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Alto il valore di questo giocatore, sappiamo che può e deve fare molto meglio. Sala restituisce bene il pallone. Perotti, buon possesso palla, cercando spazi. Occhio al giocatore della Roma. Attenzione, pericolo. Rete, splendida rete. Ha finalizzato nel migliore dei modi, una splendida giocata collettiva in contropiede. Il suo tiro era centrale ed è entrato a fil di traversa. Mi chiedo non ci siano delle responsabilità da parte del portiere. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Incrementato il vantaggio, portandosi sul 2-0. Padoin, Murru, Sau. Occhio, cerca l'area di rigore. Palla vagante. Perotti. C'è spazio davanti a sé. Nainggolan. Parte il tiro, la rete della Roma. Pallone che si è insaccato e il portiere non ha potuto nulla. Grande fiuto del gol per l'attaccante, che è stato bravo ad avventarsi per primo sul pallone, respinto dal portiere e a farlo secco. Conducono per 3-0. Isla. Taxidis. Buono l'1-2. Suma dunque l'azione d'attacco. C'è spazio per andare. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore del Cagliari. Ecco di nuovo l'azione dalla quale è scaturito il gol. Ha ribadito in rete la prima respinta del portiere. Bruno Perez. Sala. Guadagna metri. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Comodamente recupera il pallone. Riesce a difendere il pallone dal pressing. Guadagna metri verso l'area. C'è stata una deviazione, sarà rimessa con le mani. Pisacane. Isla. È stato fermato dal difensore. Strootman. Si avvicina all'area. Occhio al tiro. Tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. E anch'io sarei molto arrabbiato. Abbastanza comprensibile. Sala. Occhio al suo movimento. Ed ecco che l'arbitro interviene a sanzionare l'intervento del giocatore del Cagliari.
Davvero importante il contributo offerto da Salah, bravo a sacrificarsi anche in fase di copertura e poi andare molto in avanti. Ha avuto parecchie occasioni per battere il portiere e ci è anche riuscito in una circostanza. Punta l'area, continuano a girare palla cercando il momento giusto. Buona la chiusura. Arbitro che dice che può bastare. Primo tempo che si chiude sul risultato netto di 3-0. Giocatore che viene richiamato in panchina e sentite gli applausi dei tifosi, prestazione convincente. Uno dei migliori in campo. Credo che l'allenatore l'abbia fatto uscire per tributargli una meritata standing ovation. Secondo tempo che inizia in questo istante, vedremo se riusciranno a reagire e a salvare almeno la faccia. Pisacane. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Ottimo intervento difensivo. Perotti. De Rossi. Bruno Perez. Totti. Premia la corsa sulla fascia. Nainggolan. Prova la botta. Attenzione! Rete! Sono riusciti a penetrare la difesa grazie a dei rapidi e precisi scambi. E con questo porta il suo bottino personale a 2 gol oggi. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. Di Gennaro. Sau. Murru. Ci sono metri a disposizione. Buono il tocco dentro. Sventa qui la minaccia. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Padoin. Occhio, cerca l'area di rigore. Prova ad andare. Qui vediamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Alto il valore di questo giocatore. Sappiamo che può e deve fare molto meglio. João Pedro. Di Gennaro. C'è spazio per andare. È stato fermato dal difensore. Totti. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto. C'è bisogno di forze fresche. Può servire un compagno. L'arbitro non ha visto il fallo in questa circostanza. E lascia correre. Guadagna metri verso l'area. Ottimo il pallone filtrante. Attenzione! Ottimo intervento del portiere. Occhio al corner. E arriva il cartellino giallo, giallo. Sì, aveva lasciato proseguire il gioco, ma non si è dimenticato del fallo. C'è aria di cambio.
Gomes. Che parata! Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Tutto facile qui per il portiere. Passaggio intercettato. Taxidis. Maragna metri. Palla recuperata dagli avversari. Emerson. Totti. Sala. Ancora 5 minuti da giocare. Attenzione, tutto solo. Buona l'uscita del portiere. Si è fatto sorprendere, non si aspettava questa uscita. È un finale questo che difficilmente riserverà sorprese, visto lo squilibrio delle due squadre in campo. Nainggolan. C'è Pitelli. Ci saranno 3 minuti di recupero. Si avvicina all'area. Palla vagante. Tocco intelligente. Occhio perché ci sarà una sostituzione. João Pedro. Murru. Occhio al traversone. Giannetti. E il pallone entra ed è gol. Gli sono bastati pochi minuti per lasciare la sua impronta sul match. Mai cambio fu più azzeccato. Ottimo il lavoro degli attaccanti del Cagliari. Gli avversari non hanno capito nulla. Si sono lasciati cogliere alla sprovvista troppo facilmente. Sono errori che non si possono commettere a questi livelli. Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che spettacolo. Assist davvero perfetto, bisognava solo metterla dentro. Si è mosso con i tempi giusti, è arrivato di testa sul pallone, ha segnato un gran gol. Sicuramente avevano già provato in allenamento questo schema dalla bandierina. Non sono certo mancati i gol oggi. Punteggio sul 4-1. Eccolo il fischio finale. La Roma ha vinto. Oggi Stefano si è vista una sola squadra in campo. Una sola. 11 giocatori decisivi che hanno dominato dall'inizio alla fine. Ha disputato una partita eccezionale. Una grande gara. Ha trascinato al successo la sua squadra con una fantastica doppietta, una prestazione di grande impatto. La gira bene, ha sui piedi il pallone del vantaggio. Giocatore della Roma. Attenzione, pericolo. Rete, splendida rete. C'è spazio davanti a sé. Nainggolan. Parte il tiro. La rete della Roma. Sulla faccia. Nainggolan prova la botta. Attenzione, splendido.
Massone. Giannetti,